Il mese di settembre del 1944 fu cruciale per i destini della Seconda Guerra Mondiale. Il fronte era in Toscana, la prima linea si chiamava Gotica. I tedeschi, asserragliati sull'Appennino, lungo una linea immaginaria di 300 km che andava dalla Costa Poana fino a Pesaro, ma il passaggio principale era quello che conduceva direttamente a Bologna e quindi nei passi sopra Firenze si preparò la battaglia decisiva per dare la spallata alla controffensiva tedesca che si preparava da mesi. Il passo della Futa, asfaltato, era indiziato principale per l'attacco e la Wehrmacht aveva qui concentrato gran parte delle sue forze, gli alleati ne erano a conoscenza e dopo aver finto un attacco proprio sulla Futa si diressero al gioco all'epoca non asfaltato, cogliendo di sorpresa i nemici. A Ponzalla, nel comune di Scarperia, un museo magistralmente gestito dai volontari ripercorre le vicende di quei giorni e custodisce materiale ritrovato nei bunker dei tedeschi o lasciato per strada dagli americani. I volontari dell'Associazione Gotica Toscana sono riusciti in un'impresa, quella di realizzare un vero e proprio bunker dove anche qui troviamo degli oggetti appartenuti stavolta non agli alleati bensì ai tedeschi. E troviamo bottoni, occhiali, spazzolini da denti, persino un preservativo. La battaglia del Giogo, iniziata il 12 settembre, si protrasse per alcuni giorni. I tedeschi riuscirono a respingere gli alleati fino al 17 settembre, quando avvenne la conquista del Monte Altuzzo. Cade l'Altuzzo, queste zone limitrofe rimangono senza difesa e allora devono arretrare. Ogni anno in questi boschi l'evento viene ricordato da una rievocazione storica che riprende il passaggio della Colonna della Libertà. Un tema che sta crescendo sempre di più. È chiaro che ancora non abbiamo quel bacino di d'utenza che può avere delle altre zone d'Europa, come può essere la Normandia. È un tema di 80 anni fa, ma è da lì che è partito la base per creare quelli che siamo noi adesso. Conquistato il gioco, in pochi giorni l'esercito alleato raggiunse anche la Futa. Firenzuola, nel frattempo sfollata, venne praticamente rasa al suolo dall'aviazione, ma il mantra del generale Clark a Bologna entro Natale non troverà seguito. La Toscana era liberata, ma l'Italia dovrà attendere la primavera del 1945.